piove, sta piovendo. E il Gobbi, questo è già il secondo, perché siamo andati a prendere il caffè, io e Maso, e i miei compagni di merende, loro... Neanche il tempo di prendere un caffè, diciamo. Non arriva più che arriva troppo in alto. Questo qui è un ragazzino. Mastorione ci ha preso, scarpa da tennis. Si vede la differenza tra i pescatori professional. Cioè lui stivale. Che è successo? È saltato, me lo son perso. Te lo sei perso, Johnny. Cioè all'inizio. Ora, qui ci rimangano un po' anche da sotto. Quanti lanci hai fatto? Due lanci, pesci? Due. Ma ho la canna del 10. La canna del Vannucchi. La canna del 10. Quella è numero 77 a quel tempo. Era un 77. No! La canna! E mi stava andando la canna l'acqua, ragazzi. Ecco. Gianfra, sei indietro di due. Sei partito prima. Sì, oh, è cominciare, 2-0, Tac, tac. Due pesci a 0. 2-0, Monti 0, noi 2, Monti 0. Marco sta arrivando, Vieni qua, vieni. No, mi sto friggendo la telecamera. Vabbè. Manda un attimo sotto. Ma da che randello che ha preso il muro? Ha saltato? Vada il randello, è lui. Io sono al coperto. Eccolo! Slamiamolo! Tac! Come i pescatori professionisti. Certo, ecco fatto. Vai! Ma vieni! Bravo Gianfri! Complimenti! Ma lo voglio più grosso! Bene, ci si prova! Oddio, va in acqua! Anche sotto la pioggia, da me si è ammesso. E Massimo imperterrito a pescare. Sì, c'è sì, proprio il classico giacchetto. Fatemi vedere il maso come la pioggia. Fate il maso. Guardalo. Ti riesce Maso? Ce l'ha fatto, dai. Ma non ce l'hai il cappuccio? Cappellino, tuffati. Metti il cappello con la pesca, metti dai. Il cappello. Blu a te ti piace. Va bene? Sì, sì. Sto bene. Sei un bel ragazzo. Appena c'è una frota, ma c'ho via 5 euro. Come mai oggi abbiamo il tormentone che chiede 5 euro? Peppi ha il caffè, non c'ha soldi. Vabbè, il caffè ormai l'abbiamo preso. Guarda me lei. Questi sì che sono pescatori seri, ragazzi. Vale. Piove, nevica. Guarda Maso! Sotto la è tutto preso! Facciamo vedere lo stile di lancio. Ah, l'ho filmato! Non ha aperto l'archetto! L'hai filmato! Ho filmato, lei sa che fa così. Ce l'ho! Stavo dicendo, state a vedere com'è bravo, che lanci che fa. Che non è per pigrizia. Ma siccome sta piovendo, come Dio la manda, e la telecamera mi serve anche i prossimi giorni. Allora, se non smette, io mi pianto qua sotto. Fatto che vengano bene lo stesso. Sì, insomma, quello lì che vedete, quello lì è Massimo Gobbi. Masini. Più a sinistra c'è voilà. Un disperato. Masini. Che sta cercando l'artificiale giusto. Sta piovendo. Altro storione. Ci sei un'altra volta? Sì, il terzo. Questo è bellino. Che in grande forma. Che classe. È in fuga. Sei in fuga, eh? Sì, però adesso dovrebbe arrivare Marco anche. È per strada,
Vabbè, l'altra volta cosa gli abbiamo fatto pescare al lago? No, no. I vaironi praticamente. Il vairone reale. Il vairone. Il vairone reale di 20 mm. Di 20 grammi. Ora sta pescando i storioni di 6-7 kg. Passi in avanti incredibile, passi da gigante. Dobbiamo migliorare un po' la ferrata però. Sì, la ferrata è stata al top effettivamente. Dunque, questo posto è incredibile perché prendere gli storioni è veramente difficile. Invece qua storioni a go. Difficile, io addirittura tre. Oh. Questo è bello, Gianfra. Questo non è un pinocchietto, questo è un Trasmontanus Trasmontanus. Che è il classico storione che tanti anni fa era, era nel Po, no, era il, lo storione che c'era nel Po una volta. Una acciuga. Oh, questo è il più grosso di per adesso. Non mi tocca. È più che 3 a 1. Anda, 3 a 1. 3 a 1. Ha preso, già fa. Senti, oh. Mammasini, guarda, guarda. Quando sei disperato come te, senza te. Bruce è vissutissimo. Io poi spero che prenda anche questo. Ma questa è un bel. Sì, ma la foto, come non è che. Mamma le brutte. Qua sul ferro. C'è le pinne. Ed è magico. Ha fatto qualche battaglia però pesce, però non è. Il pesce sta bene.